Ciao ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Come state? Come vedete, oggi sto girando di sera. Allora, vi voglio mostrare i prodotti che abbiamo finito nel mese di novembre. Sono parecchi, vedete? Quindi mi devo affrettare. Allora, comincio subito. Primo prodotto è questo detergente piedi della Bottega Verde. L'ho acquistato a fine estate, fine agosto, ci siamo trovati molto molto bene, però è un prodotto che comunque tende ad essere molto caro se non avete degli sconti, dei, come si dice, sapete quelle cosine che vi mandano a casa con lo sconto. Se non avete quegli sconti lì tende a costare troppo, comunque è un buon detergente per i piedi e se costasse poco lo acquisterei sempre. Visto che è molto caro non lo acquisto o lo acquisto solo quando ho uno sconto. Spero di essermi fatta capire. Poi Simone ha finito questo bagno schiuma qui dell'erbolario, questo qui era il Periplo, non so se lo conoscete, lui si è trovato abbastanza bene, ce l'ha da parecchio tempo e basta, quindi adesso l'ha finito, non credo che lo riacquisti più. Comunque è un buon bagno schiuma. Poi ancora Simone ha finito questo deodorante qui. Questo qui è Intesa Pur Homme, è molto buono, almeno a me piace, anche lui si è trovato abbastanza bene, penso che in futuro potrebbe ricomprarlo. Sì. Questa mini size la potete trovare a 99 centesimi in tutti gli acquasapone, Lilla Pois, Iper Soap, eccetera, eccetera. Questo è all'Ylang Ylang, molto molto buono. Molto maschile, però è buono, devo dire che dura. Ho finito questo detergente intimo qui della Corinne Farm, questo è un prodotto totalmente ecobiologico, mi sono trovata molto molto bene, in futuro sicuramente lo riacquisto. Questo qui io l'ho trovato a Pescara dentro il centro commerciale, dentro Iper, che è un supermercato che appunto si trova lì. Mi sono trovata benissimo, ma l'avevo già acquistato in passato qui a Lilla Pois, a Torino. E mi era piaciuto molto e quindi ho ripetuto l'acquisto quando ero proprio lì. E senza parabeni, senza fenossietanolo, ha un buonissimo INCI, l'effetto c'è, nel senso che deterge bene, non secca, eccetera, eccetera, per cui in futuro sicuramente lo ricompro e ve lo consiglio assolutamente sì, anche perché ha un prezzo abbastanza basso, siamo sui 3 euro. Buono! Poi ho finito oggi questa crema per il corpo della 67 Artemisia di Pomellato. È una crema che ho trovato insieme al profumo e al bagnoschiuma. L'ho acquistata quest'estate in profumeria. Devo dire che la crema per il corpo non mi ha soddisfatto perché ha un odore molto molto simile all'olio. Quindi proprio un odore di olio, molto oleosa. Più che sapere del profumo stesso, sa di olio, per cui non mi è piaciuta e sicuramente non la ricompro. Andiamo avanti. Simone ha finito questa marmellata qui, Bio Delizia. Mi sembra che l'avevamo acquistata alla Auchan e questa qui è i mirtilli. Ci siamo trovati bene perché l'ho assaggiata anche io, molto molto buona, paragonabile alla Arrigoni di Asiago per intenderci. Sicuramente la ricompreremo. Poi abbiamo finito questi biscotti qui del marchio Sotto le Stelle, questi qui sono senza lieviti, senza zucchero, senza lievito, senza uova, senza latte, insomma sono fatti solo con ingredienti veramente veramente buoni. Tra tutti i biscotti che abbiamo acquistato di questo marchio, devo dire che questi qui, cacao e riso soffiato, sono quelli che personalmente ho gradito di meno, preferivo quelli o al farro o al cocco. Comunque in genere questo marchio qui fa dei biscotti che sono fantastici, vi consiglio di provarli. Li potete trovare in tutti i supermercati che vendono prodotti bio. Poi ho finito, anzi abbiamo finito questa cioccolata qui senza zucchero, acquistata in farmacia. Abbiamo una farmacia qui vicino che vende la cioccolata senza zucchero. Questa qui era il pistacchio, quindi era una tavoletta di cioccolata bianca, però poi verde, quindi bianca e verde. Buona, però non la ricompro perché è molto molto cara, 4 euro per una tavoletta di cioccolata ci sembra troppo. Abbiamo finito la vitamina C, questa qui è la vitamina C della Solgar, masticabile, sono praticamente dei non confetti, delle tavolette proprio di vitamina C all'arancio e rosa canina. Ci siamo trovati bene e in futuro potremmo riacquistarla. Adesso io sto prendendo Supradin, per cui diciamo più avanti potrei riacquistare anche questa. Queste sono 90 tavolette, costano 30 euro. Le ho prese alla biobottega, cioè me le ha regalate mia mamma che le ha prese alla biobottega. Poi abbiamo finito questi anellini di cereali al formaggio della Hip, è un prodotto per bambini, direi proprio bambini piccolissimi, quindi forse dai 1 ai 3 anni.
Mi sono piaciuti abbastanza, questi li avevo comprati nel periodo in cui avevo fatto l'estrazione dentale che non potevo masticare cose molto dure. Buoni, proprio si vede che è un alimento per bambini piccoli. Poi, se mi accendi secondo me quella luce si vede meglio di qua. Poi abbiamo finito questi Tuk cracker. Questi qui sono pomodoro e grana padano, buonissimi ovviamente, perché tutte le schifezze sono buone e quindi anche questi sono buoni. In futuro sicuramente le ricompriamo perché in questa casa i Tuk non mancano mai, ci piacciono da morire, veramente tanto. Poi ho finito questo riso basmati e questo solidale comprato al CRAI, adesso c'è anche Punky qui che ci farà compagnia. Mi è piaciuto davvero molto per quello che ve l'ho messo nei prodotti finiti, perché è un prodotto che ho già acquistato due o forse anche tre volte. Mi piace molto e ve lo consiglio, costa 2 euro, non so, non credo che sia biologico, però è del commercio equo e solidale. E quindi, sì, da agricoltura biologica, scusatemi, è biologico. Buono, ve lo consiglio. All'interno cosa c'è? Ho finito queste salviette Bimbo della Bottega Verde, acquistate quest'estate, proprio quando ho acquistato il detergente per i piedi. Queste le ho utilizzate per Punky, mi sono trovata molto bene, però anche queste senza lo sconto hanno un prezzo veramente troppo 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 alto, per cui non le ricompro. Andiamo avanti, abbiamo finito questi biscotti qui di grano saraceno, sempre del marchio Sotto le Stelle, quindi sempre senza uova, senza latte, senza lievito e senza zucchero, e devo dire che anche questi non mi hanno soddisfatto particolarmente. I miei preferiti sono quelli o al farro o al cocco. Questi qui li ho trovati molto molto pesantini e come si dice, un po' troppo inghiommanti, nel senso proprio che facevano la palla in bocca, non so come dire, allappavano la bocca, per cui no, non li ricompro più io. Poi ho anche i profumi che ha finito mia zia in tutti questi profumi finiti. Mia zia ha finito questo Avon Summer White Sunrise che a lei piace moltissimo perché lo trova similissimo, ma lo trovo simile anch'io, a Narciso Rodriguez. Ovviamente la persistenza non è quella di Narciso Rodriguez, ma comunque per quanto riguarda la fragranza è veramente molto molto simile. Per cui a chi piace Narciso Rodriguez e non vuole spendere, consiglio Avon Summer White Sunrise. Sunrise, come l'ho detto bene, mamma mia. Poi abbiamo finito questo sapone liquido del marchio Hydra Skin. Questo è un elimina odori, sono 500 ml di prodotto acquistato da MD. Lo teniamo nel lavandino della cucina per quando cuciniamo cose puzzolenti, anche se poi in realtà in questa casa non si cucina né pesce né aglio né cipolla, per cui mi diventa anche forse un po' inutile, non lo so. Comunque non è male, buono, buono, buono. Ci è piaciuto, anzi costa molto meno di quello lì della Bottega Verde al limone e agrumi, però è praticamente quasi uguale. Abbiamo finito questo bagnetto Bimbo, la schiuma, bagnetto Bimbo, scusatemi, in mousse in schiuma, acquistato da Bottega Verde, l'abbiamo utilizzato sia io che Simone per lavarci il viso, ci siamo trovati molto bene perché è un detergente delicatissimo. Diciamo è più adatto alla pelle di Simone perché la mia è una pelle impura, grassa, eccetera, eccetera, quindi ho bisogno di un sapone specifico, per cui in futuro questo qua non lo ricompro. Perché anche questo qui senza lo sconto ha un prezzo altissimo. Sempre quando ho fatto l'estrazione dentale mi sono comprata questo budino di riso qui della Natura Nuova Bio. Pagato 1,29 euro in un negozio che vendeva solo omogenizzati, quindi cose per bambini, mi è piaciuto veramente tanto e sicuramente me lo andrò a ricomprare perché è un budino senza zucchero biologico, è veramente buono, ve lo consiglio tantissimo. Budino di riso Natura Nuova Bio. Poi, sempre per quanto riguarda i profumi, abbiamo finito questo profumo qui, spero che lo vediate. Si chiama Eau de Toilette, acquistato all'Auchan per 3 euro, sono 100 ml di prodotto ed è un solinote al muschio di quercia, per cui vi deve piacere proprio solo questa nota qui. È molto buono ed è molto adatto alla stagione estiva oppure molto adatto da vaporizzare nel corpo e sui vestiti dopo che avete fatto la doccia. Ed è infatti l'utilizzo che abbiamo fatto sia io che Simone. Buonissimo, in futuro non lo ricompro perché come sapete a me piace cambiare, però è un profumo veramente molto buono. Non persiste tantissimo ed è proprio per questo motivo che è adatto da vaporizzare nel corpo dopo la doccia. Forse ce n'è ancora due o tre gocce e me le spruzzetto, tanto come sapete non dura molto, però è veramente buono, molto 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 fresco. Ottimo. Ottimo per la freschezza che dà al corpo. Ho finito questo diffusore di fragranza della Natura, profumi della nonna, mandarino cannella, buonissimo.
Però a una certa, diciamo nell'ultimo centimetro, ha iniziato a non profumare più, per cui, bah, non lo so se ve lo consiglio o meno. L'ho trovato in un negozio, boh, non mi ricordo neanche come si chiama il negozio, boh. Ho finito il mio Neutro Roberts delicato, buono, questo qui è senza sali d'alluminio, 0% di macchie, 0% di appunto sali d'alluminio, profumo di sapone, dura 48 ore, adesso 48 ore non esageriamo, comunque dura quel che dura sotto l'ascelle. È abbastanza buono, niente a che competere con il Breeze Beige, che è il mio deodorante preferito, però non è male, è paragonabile a quello lì della Nivea Freschezza Oceanica. Tra questo e quello lì veramente non saprei quale distinguere, sono buoni entrambi. Quando non trovo il Breeze o quando il Breeze non è in promozione prendo o questo Nivea Freschezza Oceanica. Oceanica. Finito un altro riso basmati, come vedete ci piace il riso, questo qui è della Scotti, buono, costa credo un po' di più di quello lì e questo solidale del Crai, però devo dire che è ugualmente buono, per cui in futuro sicuramente lo ricompro. Finite queste gallette bretoni, che sono dei biscotti appunto francesi, al burro, buonissimi, sicuramente in futuro li ricompro, ve li volevo far vedere, io questi qui li trovo da Shopping World, dai cinesi, a 99 centesimi e sono veramente buonissimi, quindi ve li consiglio se vi piacciono i biscotti al burro, ovviamente. Il marchio è Sérélin, Sérélin, Galette Breton, buoni. Poi andiamo avanti, finite queste salviette brown per WC. Ottime, le ricompro assolutamente sì, sempre. Ve le consiglio, sono 20 salviette, 16 più 4 in regalo, ottime. Le compro o da Questapon o da Lillacqua, insomma dove le trovo le compro perché mi trovo bene. Finite anche queste salviette qui della Mil Mil al limone. Mi sono piaciute anche queste moltissimo perché la fragranza limone menta era veramente ottima, buonissima. Mi piace veramente tanto, le ricompro. Queste sono un po' multiuso, quindi sia per diciamo piccole superfici, sia che cavolo ne so, se mi servono per disinfettarmi le mani, anche se poi non è che disinfettino più di tanto, però mi sono piaciute, mi sono trovata bene. Poi andiamo avanti. Simone ha finito il bagnoschiuma Assenzio di Erbolario, che ve lo dico a fare, è buonissimo. Cioè veramente il top del top per quanto riguarda i profumi erbacei naturali, buonissimo. Questo qui proprio vi infesta la vasca o comunque il box doccia per ore e ore dopo che vi siete fatti la doccia, buonissimo. Ottimo, ottimo e me lo riannuso, buono, buono, buono. Ve lo consiglio tantissimo se dovete fare un regalo a vostro marito, fidanzato, eccetera, eccetera. Finiti questi maxi dischetti surprise comprati dai cinesi, buoni, mi sono trovata bene, sicuramente in futuro potrei ricomprarli, sì. Andiamo avanti, finiti questi snack di pollo essiccati da Daria Punky, si chiamano Cosma Snack e sono proprio dei, no, qui veramente mi dice manzo, allora scusatemi, non è pollo ma è manzo essiccato, però è bianco, mi sembrava pollo, sembrava carne bianca essiccata, qui dice che è manzo, va bene lo stesso. Ci siamo trovati molto bene, ne ho altri due tubetti da finire, inutile dire che Punky ne va pazzo, quindi sono buoni. Poi Simone ha finito questo deodorante qui della Marlboro, gliel'avevo regalato io, si è trovato abbastanza bene, però a quanto pare niente di che, perché sennò mi avrebbe detto che se lo ricomprava, che se lo sarebbe ricomprato, la grammatica. Niente, non ve lo consiglio, senza infamia e senza lode, ecco. Finito questo spray profumato dell'Avon, questo qui è mirtillo e vaniglia, che mirtillo, mora e vaniglia, buono, però secondo me anche questo non rimane sulla pelle a lungo come quello lì, o alla ciliegia o orchidea e mirtillo. Nel frattempo io mi sto scolando le ultime gocce sui pantaloni, voglio avere tutti i vestiti profumati. Io vi consiglio sempre quello ai fiori di ciliegio e orchidea e mirtillo, che secondo me sono i più longevi sulla pelle e anche sui vestiti. Poi vedete voi, ecco un altro pacchetto di biscotti sotto le stelle, sempre senza lievito, senza latte, senza uova e senza zucchero, mi ripeto. Questi qui sono le nocciole, abbastanza buoni, devo dire. Meglio questi che quelli lì al cacao o che quelli al grano saraceno. Ottimi, questi ve li consiglio. Poi, finito. Questo, ecco, questo qui sono io che l'ho messo qui perché ve lo volevo consigliare. Praticamente è un pan bauletto al grano cappelli Acrux.
L'ho acquistato al Carrefour, il marchio è Yuki Bio, costa ben 4 euro questo pan carré, però è veramente, no, pan carré, pan bauletto, è veramente molto molto buono, non sa di alcol come tutti i pan carré confezionati che troviamo ai supermercati e ci è piaciuto veramente tanto, è durato pochissimo, per cui ce lo siamo mangiato subito, questo vuol dire che ci è piaciuto. In futuro lo ricompreremo. Abbiamo finito questo dentifricio White Flash del marchio Primia. Questo qui l'avevamo comprato addirittura a Trento. Secondo me è una buona imitazione del Mentadent White Now. Per cui, se trovate questo qui, compratelo e gli effetti sono uguali al Mentadent White Now. E costa meno, ovviamente. Che ve lo dico a fare. Poi, mia zia ha finito un altro profumo ed è questo qui, Neroli Neroli di Erbolario. Questo qui lo conosco bene anch'io perché è praticamente uno dei suoi profumi preferiti, glielo sento sempre addosso ed è non è un solinote perché nella piramide ci sono più note, però si sente veramente tanto la nota del Neroli, è molto piantifero, molto limonoso, per cui molto agrumato, molto limonoso, ma non acre, non acido. Per cui anche questo è un profumo che vi consiglierei nella primavera o estate. Questo era un 100 ml, quindi l'avrà pagato sui 27-28 euro. Buono, buono, buono. In realtà vi dico che ce n'è ancora due gocce, ma non viene via. Non viene via. No, non. Boh, cioè, mi dà fastidio quando rimangono queste tre gocce dentro che non vogliono uscire. Boh. Poi abbiamo finito un altro spray profumato dell'Avon, questo è uno che vi avevo anche inserito nei flop, questo era cocco e carambola e aveva proprio un odore di crema solare. Io l'ho trovato sgradevole, ma perché proprio non mi piace l'odore di crema solare. Quindi l'odore di cocco tiarè a me non fa impazzire, solo per questo motivo che l'ho bocciato. Non ve lo consiglio se avete i miei stessi gusti, se invece vi piace ve lo consiglio. Ovviamente. Che discorsi. Finito questo detergente intimo e corpo for men, questo qui è della Venus, l'ho acquistato all'outlet. Mi sembra che Simone si sia trovato bene, adesso ne sta usando un altro identico e anche questo ve lo consiglio. Costa veramente veramente poco se andate all'outlet, tipo 1 euro, ed è veramente un buon detergente intimo, o perlomeno questo è quello che mi ha detto Simone, perché noi ovviamente non usiamo lo stesso. Poi abbiamo finito, queste briochine qui del marchio Pasticceria Fraccaro, sono praticamente dei pangoccioli tarocchi acquistati da Italy per parecchi euro, quindi sicuramente non li ricomprerò se non li trovo in promozione. Comunque erano veramente buoni, fatti con lievito madre, buoni buoni buoni. 5 però costano 2 o 3 euro, insomma, no, 2, costeranno 3-4 euro. Ma ho finito la mia crema per il corpo Opium. Ve ne avevo già parlato, è buonissima, praticamente è come mettersi, come spruzzarsi il profumo Opium sul corpo perché dura tantissimo e vi lascia la pelle super profumata. Dà una discreta, come si dice, una discreta, vabbè, ciao, buonanotte, dà una discreta idratazione, però in realtà la funzione principale è quella di profumare la pelle, devo dire che ci riesce, mi è piaciuta tantissimo, ottima. Finite queste salviette intime della Venus Intimo Fresco, ve le consiglio, costano poco e sono ottime e sono molto rinfrescanti, quindi ottime, noi le ricompriamo. Ho finito questo detergente intimo della Nidra Intimo Latte, 500 ml di prodotto, acquistato all'Ipersop in promozione per 2,50 euro o 2 euro. Mi è piaciuto molto, nulla a che vedere con quello ai semi di pompelmo, con quello Corinne de Farm, eccetera, eccetera, però comunque è un buon detergente intimo. Ve lo consiglio. Diciamo, da supermercato o da negozietto acqua e sapone, questo qui va bene. Non è certo paragonabile a quello là che vi ho fatto vedere prima della Corinne de Farm oppure quello Actiseed della Bioert. Finiti i due patch della Sephora, non mi sono piaciuti, li odio e li devo inserire nei bocciati perché le ultime due volte mi hanno lasciato il naso tutto nero, quindi è venuto via il primo strato di patch, il secondo strato mi è rimasto sul naso e quindi con l'acqua bollente ho dovuto andare a sfregarmelo via. Bocciatissimi, no. Peccato perché in futuro, in passato non mi era mai successo. Boh. Finiti questi due, diciamo, zuppe dell'Auchan, questo era grano saraceno e lenticchie, questo qui era un mix ai 5 cereali, io ovviamente li ho messi insieme, ho fatto quelle zuppe lì con tutti i cereali e tutti i legumi. Ottimi, costano poco, quindi circa 2 euro, e avete mezzo chilo di roba biologica, molto molto buono, ve li consiglio, noi li compriamo sempre.
Sempre per l'estrazione dentaria mi sono comprata il budino al cacao dell'altro mercato, questo qui acquistato da Italy, mi è piaciuto tantissimo, ma mi è piaciuto meno di quello lì di riso. Quello lì di riso del marchio Natura Nuova Bio mi è piaciuto di più di questo. E dire che quello là era pure senza zucchero, questo no. Boh. Quindi questo non credo che lo ricomprerò. Poi, cosa ho finito? Ho finito anche il doccia schiuma della 67 Artemisia di pomellato, buono ma niente di che, infa senza infamia e senza lode. Non mi dice niente di che. Corrisponde al profumo, ma non è che mi ha emozionato. Mia zia ha finito anche questo profumo qui, Narciso Rodriguez, questo qui è quello originale. Sapete che prima vi parlavo del dupe dell'Avon, che è questo qui, Summer White Sunrise, e lei ha finito anche l'originale. Come fragranza sono simili, ovviamente questo qui ha una persistenza nel corpo e sui vestiti più longeva. Ovviamente costa 70 euro, quindi buono, sa molto di patchouli. Non è esattamente il mio profumo preferito, però devo riconoscere che non è un profumo cattivo, anzi. Molto patchouli e rosa rossa. Patchouli, rosa rossa e anche muschio. Ma perché ho detto patchouli quando pensavo al muschio? Muschio e rosa rossa, che patchouli? Cosa sto dicendo? Scusatemi, ma sono le 8 e forse ho fame. Potrebbe essere questo il motivo. Scusatemi, muschio e rosa rossa, ma che patchouli? Ma che sto a dire? Niente, devo andare avanti. Finite queste crostatine all'albicocca senza zuccheri, acquistate al Carrefour, mi pare che costano sui 2 euro, molto molto buone, molto integrali, quindi se non vi piace la brioche, diciamo la pasta frolla integrale, non ve le consiglio. A noi piace, a me un po' meno, però comunque queste qui le ho gradite. Diciamo che mi sono concentrata di più sulla marmellata mangiandole. Poi, finite queste albicocche secche del marchio Ecor, acquistate sul Giardino dei Libri per 5 euro, perché queste sono quelle senza anidride solforosa e senza nessun tipo di conservante. Buone, però quando poi ho fatto l'estrazione dentaria mi sono resa conto che queste qui sono molto chewy, molto chewing gum, per cui se uno ha dei problemi ai denti come ho avuto io, queste qua non si possono mangiare. Mentre invece quelle che comprate al Lidl sono molto molto più morbide, morbide, molto più umide, per cui si sciolgono quasi in bocca. Ovviamente se non avete subito un'estrazione dentaria tutto questo è irrilevante. Finito un altro budino di riso al cacao Natura Nuova Bio, buonissimo, devo assolutamente ricomprarmeli, buono, senza zucchero. E poi ho finito una sequela di campioncini di profumi infinita. Finito Dolce Gabbana Light Blue, non da me ma da Simone, tanto non lo vedete, non lo vedrete mai. Io infatti non lo conosco. Ho finito questo qua di Missoni e ho fatto la review su Fragrantica sul mio profilo, niente di che. Finita questa matita qui per gli occhi della Benecos, come vedete ce n'è ancora un goccino, veramente dovrei usarlo questo goccino. Però comunque è veramente intemperabile, l'ho usata fino all'ultima goccia. Buona. Finito Miss Dior Eau de Parfum da mia zia sicuramente, perché non è uno dei profumi che ho provato nell'ultimo periodo. Però ho provato Jean Paul Gaultier Classique e devo dire che non mi è dispiaciuto, ma non è comunque il mio profumo preferito. Ok. E poi ho finito purtroppo il mio stick labbra al Palo Santo, che è il burro cacao per eccellenza migliore del mondo, secondo me. Questo qui praticamente ha il potere di ripararvi le labbra quando le avete proprio screpolatissime, super piene di pellicine che sanguinano coi tagli. Questo burro cacao qui in 2 notti vi mette a nuovo le labbra, avete delle labbra da baciare, vellutate, morbide, setose, ma è veramente così. Peccato solo che costa 6 euro e non è... Eccomi! Inserisco anche questo profumo nei finiti. Questo qui è il Vanderbilt di Gloria Vanderbilt. Come vedete ce n'è un centimetro, un dito, perché non gliela faccio più. Questi qui erano 100 ml, l'ho utilizzato per un mese e fischia, non ne posso più, nel senso che 100 ml, bon basta. L'ho usato l'altro anno, l'ho usato quest'anno, sento la necessità di cambiare. Ve lo inserisco appunto, come dicevo prima, nel video dei finiti perché lo regalerò a mia nonna, che è una grande tester. Lei prova tutti i profumi che le do io da provare. Quindi, anche se a me non piace un profumo, glielo do a lei. Se le piace, glielo regalo, se no, lo regalo a qualcun altro. So che questo qui le piace perché me l'ha sentito addosso e voleva sapere che profumo era, e io quindi glielo regalo. E questo centimetro se lo godrà lei.
per cui non lo vedrete nei prossimi video dei finiti, ecco, punto. Proprio in merito ai profumi, visto che mi è venuta voglia di cambiare, oggi cosa ho fatto? Sono andata da Equivalenza e mi sono caricata il mio Alien. Questo qui è il 33 di Equivalenza, corrisponde ad Alien di Thierry Mugler. Ce l'avevo a casa da un secolo e quindi ho detto, no, più, da più di un anno, e quindi ho detto quasi quasi me lo vado a ricaricare. Sono 30 ml, tanto è un profumo che ho intenzione di utilizzare nei giorni a venire. Lo utilizzo, lo finisco, 30 ml si usano, si finiscono, ci si gode il profumo e poi basta. Siccome avevo appunto già come si dice, la bottiglietta, non trovo le parole, la bottiglietta, l'ho pagato 8,90 euro. Quindi sono molto contenta, non vedo l'ora di annusarlo e di usarlo. Buono, 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 veramente, mi piace un sacco. Bene ragazze, per oggi è tutto per i video definiti. Come vedete inizio a perdere le parole, avevo un sacco di prodotti da farvi vedere, guardate qua che roba. Niente. Adesso vado subito a buttare la monnezza perché è tutta accatastata sul tavolo e non è il caso, sono le 8 di sera, forse è il caso di preparare la cena. Io vi saluto. Fatemi sapere che cosa ne pensate dei prodotti che vi ho fatto vedere, dei profumi, della roba alimentare, deodoranti, eccetera, eccetera, ma se non volete commentare il video parlandomi dei prodotti che vi ho fatto vedere, potete passare anche per un saluto, potete anche scrivermi un saluto, perché a me comunque fa piacere, ma credevo di non dover dirlo, ma comunque lo dico ugualmente, anche se volete passare a salutarmi, mi fa piacere. Niente, quindi ci sentiamo nei commenti e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, buona serata, buona giornata, a seconda di quando guarderete il video. A presto. Ciao.